In gruppo CAP lo smart working è cresciuto dal 10 al 25% nel giro di pochi mesi, grazie anche alla punta che abbiamo avuto durante il Covid in cui tutti eravamo forzatamente smart working. Questo vuol dire che lo strumento piace, è uno strumento che noi utilizziamo indifferentemente per uomini e donne. Certo, abbiamo firmato il manifesto per l'occupazione femminile di Valore D perché vogliamo evitare che lo smart working diventi l'ennesimo strumento che porti sulle spalle delle sole donne la cura familiare con l'idea che si debba sommare l'attività lavorativa. Noi vogliamo che ognuno faccia la propria parte, uomini e donne, e vogliamo che insieme al sistema di welfare del nostro paese ci sia la possibilità di prendersi cura dei propri cari, coniugando questo all'attività lavorativa. Ma crediamo anche che in un paese moderno come il nostro le aziende possano fare la loro parte, per cui ad esempio come gruppo CAP abbiamo deciso quest'estate di attivare dei camp estivi per far fronte alle emergenze, tenere i bambini e permettere alle persone di poter lavorare, ma allo stesso tempo stiamo realizzando l'asilo nido nella nostra nuova sede e in più abbiamo deciso di creare delle piccole postazioni di co-working vicine ai luoghi di abitazione delle persone che consentiranno di conciliare ancora meglio vita familiare e vita lavorativa e permetteranno a uomini e donne di sfruttare al meglio l'opportunità che lo smart working ci dà.